Siamo belli? Dai, un applauso, ragazzi. Vorrei raccontarvi una cosa. Tu che c'hai in tribù? Dovevo prendermi il mio spazio oggi. Vai, vai. Non erano finiti gli interventi. No, sarò brevissimo perché me ne voglio scappare. Volevo solo raccontarvi delle emozioni che noi siamo spesso costretti a vivere nel nostro ufficio. Costretti perché quando all'interno dell'azienda ci sono una, due, tre persone che vivono una passione e la vivono forte e mettono il massimo del loro impegno al punto tale che tu gli parli e non ti ascolta e con la testa fa non ha percepito neanche la presenza, tu ti rendi conto che quello è il momento in cui lui è l'uomo più felice del mondo e non vale solo per lui, per fortuna, nella nostra azienda, e questo è il premio che lui porta a casa nel momento in cui c'è un evento che per due giorni è stato bello e credo di poter condividere per tutti voi che è stata una cosa che è piaciuta a tutti, no? C'è sempre spazio per migliorare, fare ancora meglio, magari raggiungere gli obiettivi ancora più ambiziosi, siamo tutti qua per fare questo. Però io vorrei, siamo rimasti in pochi, però comunque siamo sempre tanti, che almeno un applauso a lui per tutto l'impegno che mette in continuazione per anni e anni a lavorare ai fianchi e dire facciamo a Bari, no, facciamo a Taranto. All'uomo qui a fianco a me che mette tutta la vita per questi eventi e per questa associazione. Grazie, grazie. Grazie a voi. Poi facciamo i conti dopo. Io. Adesso ficus, acquario e sedia in pelle umana. Avevo in mente una chiusura, però mai scombussolato. Io non posso che ringraziare tutti voi per essere stati qui, aver partecipato a questa manifestazione, aver condiviso lo spirito dell'Associazione Audio Italia, che io sono orgoglioso di rappresentare. Mi fa tantissimo piacere vedere questa foto. E vedere poi sulla pagina della gestione eventi del nostro DU 100 iscritti. 100 iscritti vuol dire 100 persone che sono andate lì, hanno comprato il biglietto, sono venute, sono state due giorni qui, hanno condiviso e io spero insomma che oggi abbiamo piantato un seme che porterà a fiorire dei fiori meravigliosi che potranno portarci poi a continuare a crescere come Associazione Audio Italia per portare chiaramente quello che a noi riesce meglio, fare innovazione e tecnologia sul territorio italiano per le imprese italiane. Vi ringrazio e il mio applauso per voi e ci vediamo alla prossima edizione. Grazie.
cranio da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio dal conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cenal di bunker. Non faccio come il tocca poco aperto, dipende come tu tanto.